down. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Palla di nuovo verso il centro. Si riprova a tirare. Un gol strepitoso. Ha tirato un missile. Una conclusione di una potenza terrificante. Grande coordinazione e potenza. Davvero un capolavoro. Buona la sua progressione palla a piede. Milik allarga il gioco con palloni a sinistra. Riceve il passaggio. Cross verso il centro dell'area. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Vuole la profondità. Chiesa raccoglie un passaggio dalle retrovie. Va giù, rischiano tantissimo con questo fallo. C'è la penalità massima, come sempre in questi casi, sale la tensione. Proteste dei giocatori, ma l'arbitro non ha sentito ragioni. Grande opportunità adesso per aumentare il vantaggio e chiudere la partita. Che occasione sprecata! Il rigorista ha sprecato una grandissima occasione. Callejon. Ecco il filtrante. Lorenzo in sbaltino. Hanno trovato il gol! E il Napoli segna il gol del pareggio. Ha controllato con il primo tocco e l'ha messa dentro con il secondo. Magnifico! L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Cutrone. Fabian Ruiz. Milik. C'è Lorenzo Insigne. Fabian Ruiz. Il suo pallone è morbido. Pronto. Miracolo di Dragoschi. E la palla è entrata. Il Napoli ha effettuato un grande contropiede. Sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. Luperto. Fabian Ruiz. Cross in arrivo. Tocca con... Pallone sulla traversa! Ottimo disimpegno, la spazza via. Allarga il gioco a destra. Cutrone. Castrovilli. Di forza. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Colpisce. Gol. Non sbaglia. Riescono quindi a pareggiare, tutto da decidere.
Siamo testimoni di una prova di grande cinismo, un'ingenuità sfruttata al meglio. Perdere palla a centrocampo è molto rischioso. Se sbagli un passaggio così, l'errore ti può costare molto caro. Cutrone. Cerca lo spunto. Chiesa. Allan. Beh, direi che adesso è il recupero del recupero. Milik. Piuttosto sfortunato qui però. Il pallone è uscito di un nulla. Ha provato, ma niente di fatto. Non si darà per vinto, Fabio. Ci riproverà. Eccolo il triplice fischio. Il fischio che determina la fine della gara. Finisce in parità. E nessuna delle due squadre, onestamente, si è mostrata superiore all'altra. Io credo che sia un risultato giusto. Cosa ne pensi del match di oggi? È stata una grande impresa di squadra. Hanno colmato il divario tecnico con gli avversari con una prestazione a tutto tondo, fatta di sacrificio e tenacia.